Viaggio dentro l'almanacco e l'oroscopo che inizia 11 aprile. Ben trovate e trovati a tutti. Partiamo con il santo di oggi, Santa Gemma. Per i compleanni abbiamo la cantante inglese Joston, molto bella, 11 aprile 1987. C'è una scrittrice, una sceneggiatrice, giornalista, opinionista in TV. Barbara Alberti è nata nel 43, proprio l'11 di aprile. Frase del giorno, poi arriviamo al nostro oroscopo. Chi nulla prevede spesso resta ingannato e chi troppo prevede è sempre disgraziato. Ariete, mettete bene in chiaro i termini di una collaborazione che promette bene. È il momento di ripagare un vecchio favore. Ora vi sentite particolarmente generosi. In amore non cercate di trovare a tutti i costi delle risposte. Dovete lasciare che le cose maturino. Toro, nel lavoro arrivano di certo delle notizie rassicuranti che vi fanno recuperare piena fiducia ed ottimismo. Non trascurate però i dettagli e pianificate un'iniziativa che vi porterà certo lontano. Cielo sereno per gli innamorati. Gemelli, molti interessi e sollecitazioni sul piano mentale. Meglio rimandare per oggi le scelte difficili. Fate prima chiarezza in voi stessi per sapere ciò che davvero volete. In campo sentimentale, tornate sui vostri passi e correggete gli atteggiamenti troppo rinunciatari. Cancro, giornata dinamica e promettente in tutti i settori. Rapporti interpersonali vivacizzati da nuovi interessi. Nel lavoro supererete brillantemente un ostacolo imprevisto. Qualche compromesso in famiglia. Fate dello sport. Leone, giornata di grande lavoro che vi vede impegnati su tutti i fronti. È il momento giusto per mettere ordine fuori e dentro di voi. Rapporti sociali movimentati e possibilità di fare nuove conoscenze. Vantaggi economici da una nuova collaborazione. Vergine, non date peso ai problemi marginali e prendete subito una decisione importante. I pianeti vi sorridono. Nel lavoro rischiate in prima persona se volete ottenere risultati davvero soddisfacenti. Preparatevi a fare da intermediari in famiglia. Il vostro intervento, infatti, risolverà di certo un litigio. Bilancia. Qualche contrasto tra cose vecchie e nuovi interessi nei rapporti interpersonali. I pianeti vi aiutano a vederci chiaro. Una proposta vi lascia ancora perplessi. Date tempo al tempo. Ci sono comunque in vista grandi successi e ripensamenti, però, in campo sentimentale. Scorpione. Situazione planetaria molto favorevole. Grossa carica di energie e idee brillanti per emergere. In famiglia non lasciate cose sospese. Eviterete possibili disarmonie. Molta concentrazione occorre nel lavoro. Solo così la resa potrà aumentare. Sagittario. Lusinghieri riconoscimenti in campo sociale e culturale. Presenziate ad una riunione perché farete scintille. Nel lavoro mettete a profitto le vostre energie intellettuali, intraprendenza e idee all'avanguardia. Programmate le spese perché c'è il rischio di qualche imprudenza. Capricorno. I pianeti vi aiutano a riscoprire le gioie dell'amicizia. Valorizzate un rapporto che merita un rilancio. Non limitate troppo le spese, concedetevi qualche capriccio gratificante. Il comportamento di un familiare vi sorprenderà. Date consigli solo se richiesti. Acquario. Vincete i possibili malumori passeggeri perché la situazione è molto promettente e offre positivi stimoli al successo. Createvi delle difese per riuscire ad evitare che i problemi altrui invadano i vostri spazi personali. Riesaminate i particolari di un piano operativo. Pesci. La diplomazia vi aiuta a ristabilire i giusti equilibri nei rapporti con soci e collaboratori. Molti pianeti amici vi aiutano a esprimervi in modo autentico e a liberare le emozioni da un eccessivo controllo mentale. Gioie in amore. Thank you.